Ora leggerò quattro brevi, abbastanza brevi poesie da un lavoro ancora in essere, dove cerco di rendere, di esportare dall'interno all'esterno il procedimento per cui avviene il cambiamento, quindi l'ascolto, il riconoscere il disagio. Cercare l'agio nel disagio, cosa che ancora mi sembra un paradosso, invece hanno cercato di spiegarmi che non è. Che la mente e tutto il suo potere racchiuso dalle pareti e dalle espressioni folli del volto, che la mente ami. Che a cercare di amare tutta questa fatica e sensazione controcorrente è più che norma, è più che folle, condanna alla descrizione degli stati immobili degli oggetti, delle alleanze, delle attenzioni. La via all'infinito è uno strappo lungo dalla gola al ventre perché sulla schiena non ci si vede, che sanguina fuori e accoglie dentro. Il dentro cresce allo stato brado, per questo si trema a volte al pensiero, per questo ancora è vendemmia, amore aperto. È giornata di sole, di acqua e matita. Il cristallo non l'ho mai visto, ma il cristallo bianco l'ho amato da vicino e ci siamo scambiati, miscelati proprio bene, stando in quella fila. Pazienti, ore, giorni ad aspettare il momento giusto del gusto. Aria, aria nel mezzo, prepararsi deliberatamente al calore, in movimento, ai tagli che s'aprono nel colore rosso che non è mai riuscito a vedere oltre quei suoi centimetri di carne e sangue e colpa millesimata come una scienza. La scienza del resistere o barcollare, scegliere, arrotolati nel rosso, con i vestiti elettrici per le punte, e dire solo un paio di parole al pubblico, che tutto il discorso se l'è preparato dentro, il discorso è il disagio. Aver guidato per lunghe distanze non rende liberi, ma rende fondamentali. L'empatia del racconto è nel non fare. Toccato il malessere, puoi anche sentire di non sentire, ma ci sei tu. La cartilagine è lunga a rimarginarsi, ci mette mesi e se il tuo malessere assomiglia alla terra del mondo reale che tocchi e scivola e riprendi, ma non riesci a sistemarti sulla bocca il bianco, neve nei denti, a dilagare, a cogliere, toccare. Può capitare, come ad esempio a quelli che non cantano per partito preso, di non allacciarsi le scarpe per troppa matematica, perché la testa è molto popolata e far uscire la sua natura restringendosi, la testa stritolando la forma ordinata dei pensieri più saggi e ben meditati, chiedersi, e non per la prima volta, chiedersi il motivo del non cantare mai e chiedersi se dentro di sé non ci sia per caso rimasta quella sabbia di spiaggia dell'anno passato sul mare o quel passo veloce da marciapiede che quasi ci lasciavi giù tutta la caviglia. Viene da chiedersi se la scarpa sbagliata, persa da un po', quella beige che hai cercato per tutta casa, non sia per caso rimasta nell'auto quando hai sfatto le valigie e non avevi dove andare. E l'aria,
con le cose che non sai, le cose che non sai volano e si mostrano, impulviscono a meraviglia indifesa. Sequenza inaspettata, distratta di saltelli, o balere, danze, sui libri, i giorni degli scaffali, tutte le notti degli anni passati e le memorie di chi non c'è più, sparse nell'aria, in forma di cose che non sai, un ritmo cui non si badava, un barcollio di minimo distacco, una grammatica girata di schiena, e chi ti ama sempre.